Care concittadine e cari concittadini, con impegno e nel migliore dei modi cerco di tenervi aggiornati sulle nuove direttive, sui servizi e cerco di rispondere alle molte domande che fate. I casi positivi di Gussola sono 15. I dati che vengono pubblicati non tengono però conto dei molti concittadini che sono a casa con sintomi e non sono stati purtroppo sottoposti al tampone. E da Gussola, come in altri comuni, non sono pochi. Per questo invito nuovamente a rimanere a casa, soprattutto tutti i familiari, compagni, parenti che hanno avuto rapporti o contatti con conoscenti che sono risultati positivi oppure hanno sintomi. L'amministrazione comunale e i commercianti di Gussola hanno attivato sul territorio del nostro comune un'ottima rete di servizi che vi consente di avere al vostro domicilio la spesa, i farmaci, le ricette mediche, oltre che supporto e anche risposte alle vostre domande. Chiedo a tutti voi di far conoscere questa opportunità, soprattutto agli anziani, ai vostri nonni, ai vostri genitori o conoscenti che non hanno modo di avere accesso ai social. Abbiamo consegnato comunque in tutte le abitazioni degli over 65, un volantino dove sono elencati i servizi e le attività commerciali con i relativi numeri di telefono attivi. Potete comunque ritrovarli anche sulla mia pagina Facebook, su quella del comune di Gussola oppure sul sito. Confido nel vostro aiuto, in quanto sono troppe le persone anziane che purtroppo continuano ad uscire tutti i giorni per fare la spesa. So che non è semplice, ma cercate di sensibilizzarle, fate presente che in questo periodo bisogna cambiare un po' alcune abitudini. Questo ovviamente vale anche per tutti noi. In base alle nuove direttive, facciamo quindi la spesa nei negozi del nostro paese, sfruttando al massimo quella che è la consegna a domicilio. Se siete abituati a certi prodotti e purtroppo questi non sono disponibili, per un periodo come questo adattatevi e se non sono di vitale importanza fate senza. Invito nuovamente a limitare le uscite, farlo solo se è strettamente necessario. Soprattutto invito a chi esce con il cane di rimanere nei pressi della propria abitazione, senza andare a chilometri di distanza. Recatevi all'isola ecologica solo se è veramente necessario. Non utilizziamola come scusa per uscire e magari per raggiungerla facciamo tutto il giro del paese, altrimenti sarò costretto a prendere provvedimenti. Esorto anche a non lasciare guanti, mascherine o altro per terra, lungo le strade, davanti ai negozi o sui marciapiedi. Questo per rispetto di tutti, soprattutto durante questa emergenza sanitaria. Faccio ancora presente ai giovani che continuano purtroppo a ritrovarsi ed a creare assembramenti, fregandosene degli altri, dei divieti e anche dei genitori e del risultato che questo può avere sui loro familiari, che le sanzioni sono aumentate e sono anche più rigide. Ho avuto modo appunto di segnalare tutto quello che non avviene di corretto alle forze dell'ordine, con le quali sono in stretto contatto e queste vigileranno e controlleranno. Li ringrazio ancora per quello che stanno mettendo in campo e per il servizio che stanno svolgendo. Come vedete, sono molte le situazioni che assieme dobbiamo affrontare e migliorare. Invito davvero a quella che è la coesione e l'unità di intenti e facciamo ancora dei piccoli sforzi e sacrifici per far sì che si possa uscire più presto da questa emergenza tutti assieme. Tuteliamo quindi noi stessi per tutelare gli altri. A presto.